Ciao a tutti, siamo Andy Stuck, Gianluca91, ciao, Rocco, io, ciao a tutti, ma Shadow Warrior. Vabbè. Peccato che il gioco si è appena sbuggato perché poco fa, ma circa 3 secondi fa, prima della ricerca, inizio ricerca 3543, il mio ecco, perfetto, ecco, no, Gianlu, togli, no, Rocco, torna indietro, Rocco, torna indietro, guarda. Ecco, perfetto. Così almeno facciamo vedere questo schifo di gioco di merda. Quindi siamo in 4, ma si gioca in 3. Vabbè, fai partire. Ma comunque, sì, dopo, non lo so, qualcosa come 3 mesi di inattività. Perché, non lo so, sarà 3 mesi che non gioco ad Uncharted 3. Non so voi. No, io ci ho giocato ultimamente un pochino, ma niente di che. Anch'io, sempre il solito gioco... con un po' di lag, però diciamo non con una certa ricorrenza. Sì, qualche partita al laboratorio anche io l'ho fatto, non come prima, però che ci si giocava abbastanza tutti i giorni di continuo, un po' di no assolutamente, ma perché poi dopo un po' stufa e non trova niente, e poi ovviamente la ricerca giocatori fa schifo. Ma sì, non ci lamentiamo. Niente di nuovo sul fronte occidentale, comunque. Trovati. Da me no. Ah sì, sì, sì. Ah sì, trovati. Ah, li ho trovati. Due varianti quando entri in questo gioco. O ti va bene, ti fai qualche partita, ti diverti. Strano, cioè, capita raramente. Oppure quasi sempre bestemmi la prima partita e chiudi il gioco. Per quello che non si gioca più sempre. Oh, forte villaggio, ci sono le nuove. Mappe nuove, no. Questa, ecco, nuove. Forse questa è l'unica cosa che hanno sbuggato, diciamo. Che nelle ultime partite che ho fatto, nell'ultima settimana e mezza, così che ho rigiocato, ho trovato un sacco di volte villaggio e le mappe comunque nuove. Cosa che prima non accadeva, se non con forse ogni tanto il tempio. Chi è quel personaggio vergognoso? Secondo te, io. Scusa. Rocco, devi vergognarti. È magnifico. Non capite niente. Mamma vabbè, voi scusa, uno è rosa e verde, l'altro è verde e rosa. E rosa, bellissimo. Io ho lo stile nelle vene. Vabbè, vediamo cosa combiniamo dopo 3 mesi di inattività completa, vabbè. Non oso immaginare. Uno ci prova. Perché 40 secondi di attesa. Se non c'hai mira, porta il tesoro. Tra l'altro, a breve verrà pubblicato un video un po' diverso dal solito, lo anticipiamo, vero Harry? Vero. Perché io non ne so niente, scusate. Perché era una surprise. Ma non è giusto, almeno a me potete dirlo. Occhio alla granata. È un video un po' più, un po' diverso dai soliti Uncharted, Uncharted. Ebbene, cominciamo subito con una persona morta che è già morta. Bravo Rocco. Vieni qua la gente. Vabbè Rocco, prendi gli idoli. Madonna ragazzi, farò troppo schifo, 3 mesi che non gioco, tre mesi veramente che non gioco. Non mi ricordo neanche i tasti, sapete quando non giocate da un botto di tempo che a malapena non ti ricordi i tasti? Mi spiace, io mi ricordo i tasti. No, i tasti me li ricordo ma non li so più usare bene. No, io ho difficoltà a ricordarmi i tasti, vedete voi. Vabbè, dai, non importa. Complimenti per il lag. Sì. Chi è col pack? Io, vaffanculo. Bravo Enrico. Dai, porta sto tesoro. Io lo difendo. Mi bombano. Dobbiamo fare 5-0, neanche un punto. Ma cosa 5-0? C'è tanto succede per tutti. Ti fiducia i tuoi compagni di squadra. C'è un sali obeso, ragazzi. Un nemico è un talibano obeso. Da che parte mi ha messo? Ok, di là. Oh! Oh shit, c'è un tizio davanti. Ma dove sono? C'è un Drake rosso del Telebot. Comunque piccola precisazione su questa mappa. È la mia mappa preferita. Ma in Uncharted 2 era la mia mappa preferita. Ma in Uncharted 2 è la mia mappa preferita. In Uncharted 3... Grazie! Dopo essere caduto per terra mi ha solo tirato tipo 24. Dai, portate il tesoro. Tesoro. 1-0, palla al centro.
Abbiamo fatto molto. Bene, bravo. Nuovo idolo comparso. Raggiungo. Occhio, ah. Callato! Il telecross è diventato un callato, fate occhio, ragazzi. Di là del fatto che mi hanno preso. Mi ha tirato tipo due colpi di pistola, di micro, un pugno. Ma vai a peggiorare, dai, chi calpi. C'è un Drake che è stupendo, c'è un Drake con che è tutto giallo e ha... È un uovo. Eh? È un uovo. Il tuo arco. Bellissimo. La ragazza che sta portando il treasure. Adesso l'ho per il Drake Ross perché sta callando. Bene, arrivo. Ci hanno fatto punto. Nooo! È sfumato a 5. Bastardi di merda. Che bello sto Drake con la maglia rossa. Piace. Sì, carino, carino. Beh, io ho la Elena con la maglia rossa. Che non è rossa. Non hanno capito proprio niente, quello è il primo e ultimo punto che fanno. Sì, ma spero comunque che tu non intenda questo Drake con la maglia rossa, non quello con completo, l'altro. No, 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 quello col completo, quello con la maglia arancione proprio. No, 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 non quello col completo, l'altro intendevo. Però comunque boh, chissà, sono proprio curioso di vedere. Col culo, c'ho 20 che... persone dietro e 80 davanti. No, sono proprio curioso di vedere una volta che uscirà The Last of Us cosa farà Naughty Dog su questi giochi. Come sarà il multiplayer? Io ho veramente paura, sinceramente speravo che non lo mettessero. No, 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 come sarà il multiplayer, non ci siamo capiti. Come, a parte che la granata era a 5 km, ma già lo stai laggando, vabbè. Capita, non sto facendo niente. Sto dicendo una cosa. No, no, come sarà il multiplayer di The Last of Us, vabbè, a parte quello. Come sarà il multiplayer di questo gioco? Cioè, se lo aggiorneranno un minimo, se continueranno... Boh, non lo so. Hanno come qualcosa. No, ma nel senso, se verrà compreso come punto di riferimento ancora questo gioco, come multiplayer o della sua fase, cioè... Non... Speriamo solo che diventa come la fine qua su Uncharted, perché fanno solo più... teste di T-Rex... Otto, ecco, prendi questa, dicevate? Non è morto, non ci posso credere. Ma è morto ora! Ah. Fate parlare Rocco perché non si sente. Dicevo, speriamo solo che poi non facciano come questo Uncharted, che fanno le teste di T-Rex e scatole in testa. Rocco, tanto lo fanno. No, non importa. Ah no, mi ha pwned. Ma ci stanno battendo, ma non male che raggiungo gli ultimi. Vabbè, ma possiamo... C'è un po' buggato questa partita. Io ho lanciato una granata, non l'ho vista esplodere, messo niente. Oh, un tesoro che avevo già, molto bello. Io sono stato ucciso dietro al muro e prima un tizio è morto dopo 10 secondi che gli avevo sparato. Qua. Non lo so, secondo me il multiplayer di The Last of Us non sarà tipo questo, sarà... Ci dobbiamo un po' scaldare, va. Sarà? No, cioè la competitiva ci sarà comunque, secondo me. Però saranno mappe molto più grandi, credo. Ho l'impressione che siano delle mappe, no, tipo all'Uncharted, ma tipo Battlefield, proprio. Ah boh, allora mi fa cagare, non ci gioco. Credo, ma no, ma è una mia impressione, non... Se è così non ci giocherò probabilmente, cioè, è una mia impressione, cioè io mi immagino Joel che... Immagino Joel che corre e scappa nella foresta, nei boschi, o magari devi trovare le armi che scarseggiano e devi... più sopravvivenza, no? Così, tipo scarseggia l'arma, c'è un nemico dietro di te, devi cercare tu di... Lano, stai un po' laggando. Trovare le armi per uccidere i nemici. Tutto lo staccabile. Magari, ti ritrovi... Magari ti ritrovi nella condizione di trovarti un nemico davanti, però non hai armi, lui sì, ce l'ha nel culo. Tipo... Ah, davanti a te. Ma che puttanata è allora? No, perché, scusami? Vince per forza perché tu sei senza armi. Che gusto c'è? Eh no, è più furbo di te, perché praticamente... No, non è più furbo di te, semplicemente lui ha trovato l'arma e tu no. Appunto. E non è questione di furbizia, è questione di culo. No, certi, basta cercare le armi, no? Per la mappa trovi le armi e se le trovi vinci, se no no. Ho capito il senso, no? Ragazzi, comunque ci stanno popnando, stanno facendo punti. Se non crepano. Sembrano in sovrannumero. Lo sono, siamo 5 contro 4. Oh, hai visto che ha fatto quello? Che uccidi tutto. Ah, siamo 5 contro 4.
No, cosa mi hai, cioè, siamo 5, loro sono in 5, noi siamo in quasi 4. No, no, merda, non. Cioè, non ma come? Ha fatto punto perché io l'ho ucciso, ma è morto dopo 80 anni. Non ti preoccupare, è Andrei. E mi sono, non so perché, ma c'ho un callo in mano a caso, non so da dove uscire. Hai preso un tesoro collera suprema 3 su 3. Oh, non mi nemmeno è sparito, vabbè. Tu tutti sul tesoro, se no abbiamo perso. Dai, vabbè, c'è uno che cecchina in un modo troppo impossibile. Vabbè, lo stesso. Vinciamola, do. Ragazzi, col potere conferitomi da questo caldo di merda, non farò un cazzo perché è impossibile. Comunque, per chi fosse interessato, non so cosa fosse interessante, per The Last of Us, ho visto che al GameStop fanno tipo una promozione a 19,90 portando due giochi, ma quella è la classica. Sì, oppure... ma tanto che ogni volta vai lì e ti dicono che i giochi non vanno bene. Esatto. Quindi... No, aspetta, no, perché mi sono informato. Quindi 19,90 portando due giochi, oppure 49,90 portando sempre due giochi, però è l'edizione quella limitata, speciale, che a mio avviso è completamente inutile, perché sono delle cose veramente, veramente inutili. Tipo cover per iPhone 4, cosa me ne faccio quando c'è il 5 ormai in commercio da 6 mesi? Che schifo, oppure... veramente c'è una cover per l'iPhone 4? Sì, oppure litografie o cover per la PlayStation, oppure cover per il joystick, cioè è abbastanza inutile. L'unica cosa utile sono le soundtrack alla fine. Che ma mentre... Beh, per originale è un'altra cosa. Originali sono proprio un'altra cosa. Provo, passa da dentro che... Ma tanto c'è il tipo. E quindi spendere 100 euro per una roba del genere è veramente inutile. Forse l'artbook è fatto un po' carino, ma alla fine lascia un po' il tempo. Cioè, ma questo trovo. Sta veramente mirando col Cal. Cioè, non ci sono delle statuette, tipo delle action figure o cose fighe all'interno, quindi vabbè. Quelle action figure le prendete a parte alla cifra. Io trovo che le action figure siano una cosa completamente inutile. Vabbè, cioè, ce l'ho, c'ho quella di Drake perché ho preso la merda edition di Uncharted. E mi sono pentito di aver speso 150 euro per questo gioco di merda. E in più l'action figure è lì a prendere polvere. Non mi piace. Io quando prendo un gadget voglio, cioè preferisco che sia un qualcosa che io mi porto sempre dietro, come un portachiavi o una cosa del genere. Tutti sul tesoro, chi se ne frega di giocare? Dai però, lancio. Sta aspetta, io lancio quello che lo ti ha fatto. Ma c'è. Dai, ma sto continuando a esplodere. Se vuoi Drake andare più per che non è un Drake. Sbagliati, dai, continua ad esplodere. Prima eravamo io e tutti, gli abbiamo sparato. E lui ha avuto la faccia tosta di ucciderti. In 2 contro 1. Vabbè, se la perdiamo, vabbè, sono buggati, che ci vuoi fare? Ma sì, ma poi saccheggio, cioè saccheggio vince chi ha più luck. Se... No, non so la saccheggio, quindi. Porca puttana che lag. Cioè questo è caduto per terra. Ok, mi ha dato la kill, grazie. Dai, porto il tesoro, ragazzi. Cioè, io e lui siamo sparati a vicenda. Siamo morti nello stesso momento. Però da lui continuavano a uscire dei colpi da sopra il suo canale. Perché sono buggato. Ma poi a parte il fatto che. Vabbè, lasciamo perdere, ma. No, cosa? Bello! Minchia, dopo che mi sono nascosto ha cominciato a colpirmi fino a quando non mi ha ucciso, anche se ero già nascosto. Ma questo cioè, è il demonio. I suoi colpi mi sono arrivati dopo che io mi ero già nascosto. Rocco, se ti può consolare quello che ti ha appena ucciso, ti ho sparato un botto, tu gli stai sparando, e ti ha ucciso e poi dopo è morto. Guarda che saltella. Dai, vai, cazzo di tesoro. Ma oh mio Dio, ho assistito una scena Rocco che tu non puoi immaginarti. Quella di quella Marlon. Cioè, c'è una mega bomba adesso dove. Esattamente, si è esplosa e sparita di un modo troppo sì, LOL. Minchia quanto ci godo. Mi ha fatto veramente una mossa però con una granata. Ancora, tutti con il cazzo di cose, basta. Vai, c'è un obeso. Non è possibile che non sia morto. Io non ho parole. Hai tirato, allora, gli ho sparato, gli ho tirato un pugno e subito dopo ho sentito che gli è arrivato almeno un altro pugno.
Quindi già doveva essere morto. Dai, certo! Questo tesoro. Certo, mi ha fatto scivolata, ma poi l'ho pugnato. Immaginatevi la scena, lui che mi prende scivolata per uccidermi, io da sopra gli tiro un pugno in faccia e vediamo entrambi, epico. Oh, lo... Ma già non... Cosa? Dai, ma... Come sei morto? Mi ha ucciso un tizio. Praticamente gli hanno sparato e poi è morto. Prima l'ho tesorato, ma ce n'era un altro e... l'ho ucciso. Aiuto istantanea, cerco di... Ne ho preso uno, ne ho preso uno, visto chiaramente l'hitmarker con la boltata, ma non è morto. Vabbè, dai, succede. Non dovrebbe, sì, però. Succede. Come sì, no? Cioè, ormai è Uncharted, non ci puoi stupire. Dai, tira sulla testa, tira sulla testa. Merda, dal lato, vaffanculo. Tre colpi e muoio, ovviamente. Non siamo su COD, questo è Uncharted. Un minimo di vita ce lo dovrei... Ah, sì, ma certo, questo qua mi ha tirato un cazzotto quando non ero chiaramente lì da tempo. Uno con la testa da ragazzi, leone. Il tesoro, che poi si respawna il tesoro. Ho capito, se mi continuano ad ammazzare con due colpi. Ma questo gioco è fatto bene, rigenera dall'altra parte del... Andate solo a prendere il tesoro. Tieni un pugno. L'ho lanciato, ma poi mi hanno ucciso dietro al muro con una beltata. Bene. Dovrei aver fatto assistenza, ma invece non l'ho fatta. Guarda che schifo, guarda. Oh. Sì, vabbè, Andre, però ovvio che se tu c'hai un nemico davanti e vai a prendere il tesoro, scusa, eh. L'ho preso il tesoro perché sennò si fa guapa. Ma no, l'ho appena lanciato io. Ah, vabbè, sì, complimenti, non ti stunnare, eh. Mi raccomando. Tanto... Ah, ho un colpo di hammer, è vero, perché ti dovresti stunnare? In fondo è soltanto un'arma che esplode. Ho preso il tesoro per quello. Io veramente l'ho rilanciato il grappolo, eh. Però, vabbè, se proprio non vuoi, puoi anche rimanere lì. Sai, no? Giusto per sport. Dai, che palle, ricchione. Basta, mangiano, basta. Perché quelli che sono già col cecchino rompono veramente i coglioni, che palle. Io vorrei fare una petizione, ecco. Una petizione per la Naughty Dog, minchia, già lo hai pattinato. Comunque, una petizione alla Naughty Dog chiedendo di mettere almeno un server per, diciamo... per continente, non tanti, uno, per favore. Sì, uno, così poi lagga ancora di più perché... Cioè, non è morto qua. Questo qua, Puffer! Allora. Almeno uno dice, boh, server, almeno... Ma no, perché poi lagga troppo, perché il server non ce la fa. Ma perché poi a cosa server? Oh mio Dio. Vergogna. Allora di mettere dei... Tento che c'è il Bolt, tento che c'è il Bolt. Quello con la skin nera... al bolle. Intanto il tesoro glielo mando più avanti. Guarda come si sono appostati sti stronzi tutti qua. Pronti ad ammazzarci. Sono proprio delle... Se lo facciamo tutti, ci sono io idee, ce l'hanno messo nel culo. Perché non, ce la sono giocata sti stronzi, ci hanno fatto due punti e poi si sono messi a camperare dove noi dobbiamo portare il tesoro, bastardi. Dai, facciamo un altro punto adesso. Dai, le attiro un po', cerco di attirare un po' le cecchinate di quel gay. Ok, dai, facciamo subito un altro punto, così almeno la pareggiamo al limite. Subito tutti sul tesoro, subito da fare. Oh, ecco per di questo. Basta, ragazzi, utilizziamo i metodi che usano loro, spariamo a caso. Ah. Come lo fai? Ho fatto tripletta. Sì, ma loro hanno lag dalla loro parte. Hai ragione, scusa. Butta la monteteglia, lui. Minchia, zia, lancia sto tesoro. Io sto, ti ho preso al volo. Merda, 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 merda. Vai, veloce, veloce. Davanti, davanti, veloce, veloce. Dai, che l'host. Cioè, com'è che io sono morto? Com'è che io sono morto e te no? Non lo so, mi sono arrivati un po' di colpi, ma poi hanno smesso di spararmi. Ok, per pari. Meglio, non ho fatto punti. E adesso facciamo 4. Mi sembra più che giusto. Facciamo il rimontone e gliela ficchiamo nel culo. E tu crepa, obeso. Manca poco. Ah, ragazzi, si sono incattiviti, mi piace quando sei... Ma merda, ma guarda che sto gioco di merda, la mira va dove vuole. Ho mirato col Bolt e si è alzata di un metro e mezzo. Minchia, che voltata. Ma dai. Io ovviamente sono sopra il tesoro, primo triangolo per rilanciare la granata. Ma certo, ma certo. Hanno da fare. Non impedirgli assolutamente di fare punto. Oh, in 3 minuti dobbiamo fare qualcosa. Cazzo, un grappolo, come lanciato? C'è un grappolo. Ehi. Granata.
crepa, bastardo! Ma dai, ma guarda dove avete lanciato il tesoro, che non riesco più a prenderlo. Prendo io, guarda che sono buggato. Amico di Egitto, devi morire. C'è uno col pack. Merda. A parte il fatto che mi ha preso uno dietro. Non ci posso credere, quello ci stavano arrivando colpi di pack, siamo morti tutti e due, non si sa come da cecchino. Ma com'è possibile? Ma sì, ma perché c'erano sei muri dietro, dai. Vai Rocco, vai Rocco. Spara. Bello è lanciare la granata in Madonna, che disastro. In due a sparare abbiamo fatto veramente un disastro. Vai, spara. Non può non morire con queste paccate, è impossibile. Non ci posso credere. Fate punto, vai. Buono. Oh, ho ucciso. E in due minuti facciamo anche il quinto, siamo davvero lì. Non possiamo mica perdere in live commenter, ma scusa, che figura di merda ci facciamo. Capite che sono laggosi e che questo è arancione fosforescente, però. Cioè. Guardate che quelli arancioni tuoi sono i più forti. Ma l'arancione. Cazzo, stanno facendo punto! Correte subito di là! Tesoro, ti è piaciuto? L'ho steccato, meno uno. C'è un mostro per terra. Ma che cazzo. Cioè io l'ho voltato al mare. Cioè, veramente obeso. Dai, raccogli l'arma. Oh mio Dio, mi ha preso. Madonna. Ragazzi, concentrazione. Che schifo di lag di merda. Vai, andare, tirano via. Cioè via. Io non ho parole. L'ho preso da lui. Io ero. Stavo per andare a prendere il tesoro. Ho girato l'angolo della colonna. Ero dal lato opposto della colonna. Rocco dietro di te, Rocco dietro di te. C'è un tipo. Dietro di me. Un colpo di M9 e io non ho. Questi fanno punto se non ci muovi, se non ci allontaniamo un po' dai, qua. Fanno punto, cazzo. Harry, ma perché non gli hai sparato? Questo ha lanciato un altro grappolo, attenzione. Corri, dai, un minuto non sta per perdere. Corri. Mi ha spawnato dentro un tizio, dentro un nemico mi ha spawnato. Vabbè. Non so se ce la faccio, non ce la faccio, ho fatto punto. Merda. Poi ovviamente non strozza sto gioco di merda. Vai Andrea, lanciamelo qui, veloce. Vai Rocco. Non raccoglie le medaglie. Chi se ne frega delle medaglie? Ero lì, stavo passavo di lì. Ma che cazzo c'entra? Se ci sono passato di fianco ho provato a prenderle, no? Agli ultimi 8 secondi ce la faranno i nostri eroi. Certo che sì, vaffanculo. 4 secondi dalla fine. Mi dispiace. Agli ultimi 5 secondi. Beh, mi dispiace, amici. Quando dicevo che eravamo 4 contro 3, mi riferivo a Demon Crazy che ha fatto 8-23. Però vabbè, almeno ha fatto. E io già uguale che ho fatto 21-32. Ho capito, però 21 l'hai fatta. Io ho fatto 31-30. Non importa, ragazzi, li abbiamo paunati. Stavamo perdendo di brutto. Boh, a posto. L'importante è quello. Va bene così. Vabbè. Vi salutiamo, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. Speriamo. Ho trovato un tesoro doppio e voglio condividere con te parte delle sue ricchezze. Salta, ovviamente. Salta. Le ha presi tutti, bene. Boh, allora direi di chiudere qua e ci sentiamo ad un prossimo video. O recensione o qualcos'altro. O quello che sia. Sperando il prima possibile. Esatto. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ragazzi, sono FukiZack e benvenuti a questo mio primo commentary qui sul canale del KKTeam. Sì, il primo video da solo, dato che sono apparso in due video. Il primo è il multipop dell'Hammer con